Salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta con il notiziario di Video Sicilia. Apriamo subito con la cronaca. La Guardia di Finanza di Palermo ha sottoposto a sequestro più di 160.000 articoli di vario genere, alcuni privi del marchio CE, ma tutti non conformi agli standard di sicurezza. La merce, presente all'interno di un esercizio commerciale di Campo Felice di Roccella, era priva delle indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, il luogo di origine, il produttore importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso dei materiali. Nel dettaglio, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro, oltre ad accessori per la persona come unghie finte, elastici per capelli, eccetera, anche oggetti da mare, turistici come portachiavi riportanti simboli tipici della Sicilia e anche materiali da ferramenta ed elettrico come batterie alcaline, nonché in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche anche cancelleria per la scuola ed ufficio come post-it, etichette, spillatrici, graffette ed altri oggetti. L'esercente, dopo il sequestro delle merci, è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio per l'irrogazione di sanzioni fino a un massimo di oltre 30.000 euro. E torniamo sul naufragio del Baesian. Ieri pomeriggio l'interrogatorio del comandante James Scutfield, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ascoltiamo le parole dell'avvocato Giovanni Rizzuti, che assieme ad Aldo Mordiglia assistono colui che attualmente risulterebbe l'unico indagato. Si attendono a breve, infatti, eventuali altri indagati. No, di nuovo. Buonasera avvocato. Avvocato, si è avvalso? Qualche dichiarazione? Allora, brevissimamente, quello che possiamo dire è che il comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere e che ovviamente ciò è dettato da due fondamentali ragioni. Uno, che come è agevole comprendere è davvero provato. Seconda ragione, che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati di cui allo Stato non disponiamo. Non possiamo dire altro. Sono previsti altri interrogatori? Vi saluto, prossimi. Grazie e buon lavoro. Comandante. Scusate, si attento. Grazie. Avvocato, grazie. Ci può dire soltanto aspetta, una cosa? Se ci sono altri indagati, se... Non lo so. Il Polo Universitario di Trapani avrà il corso di laurea in scienze gastronomiche. Ascoltiamo l'intervista a Giuseppe Orlando, presidente provinciale di CNA. Non è stato un percorso difficile, quasi tutto inaspettato. Una idea che abbiamo avuto come CNA provinciale di Trapani, provare a sviluppare un progetto nuovo che permetta intanto ai nostri giovani di non uscire dalla Sicilia per esperienze diverse. Un'analisi della CNA nazionale che su 3 allievi, 2 vanno sempre a studiare fuori dalla Sicilia e cercano un'occupazione fuori dalla Sicilia, quando noi invece abbiamo un territorio che oggi sta puntando molto nel settore dell'agroalimentare, nel settore dell'enogastronomia. Ci è sembrato opportuno proporre questa cosa all'Università di Palermo, abbiamo trovato subito disponibilità da parte del coordinatore del corso, il professore Sgroi, da parte del direttore del corso, così come anche da parte del magnifico rettore, fare in modo che chi si iscriva a questo percorso di laurea e possa contestualmente al periodo di studio poter eseguire un percorso di formazione vera e propria all'interno delle aziende che operano nel settore. Scorso a Palermo ci sono stati 140 iscritti in questa sezione di percorso di laurea che venivano da più parti della Sicilia e perché no anche
dal nord Italia. Si creano sbocchi occupazionali che sono interessantissimi, sia nel pubblico ma in particolare nel privato. Trapani ha la sua sede, il comune di Trapani, la dottoressa Rosalia D'Alè, assessore al ramo, ha messo a disposizione immediatamente locali, così come noi abbiamo messo a disposizione le aziende che ospiteranno in tirocinio formativo gli allievi. Hanno dato una disponibilità ad una futura assunzione. Abbiamo creato questa catena, la scuola e il mondo lavorativo, il mondo imprenditoriale. Se noi puntiamo al settore turistico, alberghiero e della ristorazione, dell'agroalimentare, noi abbiamo degli sbocchi occupazionali che sono impressionanti. Qui noi abbiamo possibilità e opportunità importanti. Ci scordiamo poi di quelle che sono effettivamente le maestranze che servono all'interno delle imprese. Pensiamo un attimino a quelli che sono gli hotel, che hanno all'interno le aree di ristorazione. Già c'è l'apertura delle iscrizioni già dal 1° di agosto, organizzeremo un open day, andremo a presentare il progetto, diciamo, di studio, l'Università di Palermo che presenterà il progetto a Taormina, laurea che, ripeto, è eccellente, ma nello stesso tempo ci saranno gli imprenditori che sono, diciamo, disponibili a dare questa collaborazione importante all'università. Significa occupazione, significa business. Trapani è stata la città scelta non solo dall'università ma anche da noi. Ovviamente questo personale poi sarà diramato in tutta la provincia rispetto a quelle che sono le adesioni delle imprese che abbiamo avuto. Ai giovani dico: abbandonare questa terra semplicemente per andare a studiare in altri luoghi, al nord Italia, quando qui ci sono delle specializzazioni che possono dare subito lustro, lavoro, occupazione, certezza e garanzia per il futuro, non ha senso. Si parla di una organizzazione che non fa altro che riportare quello che è l'esigenza, il fabbisogno di un settore, e attraverso appunto la collaborazione importantissima con l'università stiamo cercando di risolvere questo problema a un comparto, ma nello stesso tempo a chi vuole lavorare nella nostra Sicilia. E torniamo a parlare di un argomento che in queste settimane, anzi in questi mesi, sta portando notevoli disagi alla Sicilia, e sarebbe la siccità. Infatti, sulla siccità e sui cambiamenti e mutamenti climatici prende posizione la Consulta Siciliana degli Ingegneri. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Siccità, la Consulta regionale degli ordini degli ingegneri lancia un appello sugli aspetti tecnici e sui tempi del programma di interventi, sollecitando l'attenzione del governo regionale e nazionale sui mancati investimenti per le dighe e per la distribuzione idropotabile nell'isola. È sufficiente leggere il piano regionale per la lotta alla siccità redatto dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, spiega Fabio Corvo, presidente della Consulta, per comprendere che la siccità ha semplicemente fatto emergere tutte le lacune oramai patologiche del sistema idrico siciliano. Sono 46 gli invasi realizzati e da completare che consentirebbero la raccolta e il riuso delle acque piovane. Certamente, se oggi la Sicilia potesse contare su tutte le dighe già costruite, incomplete e non collaudate, non parleremmo di crisi idrica. Secondo la Consulta è assolutamente necessario collegare gli invasi esistenti per evitare che l'acqua venga dispersa a valle una volta raggiunta la capacità massima di invaso. Se non si interviene sull'efficiente funzionamento a causa delle perdite, si continuerà a sprecare una consistente percentuale della risorsa idrica comunque pagata dai cittadini, conclude.
e adesso parliamo di regione, è stato approvato con un decreto firmato dall'assessore al turismo Elvira Amata il calendario degli eventi di grande richiamo turistico previsti in Sicilia tra il 2024 e dicembre 2025. Da quest'anno il calendario è biennale, così come avevamo anticipato nel corso della BIT di Milano, dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani, perché riteniamo strategico per la programmazione conoscere per tempo le iniziative di richiamo, in modo tale da favorire anche la destagionalizzazione turistica. Si tratta di uno strumento fondamentale per la programmazione turistica, dice l'assessore regionale al turismo Elvira Amata, il cui obiettivo è arricchire l'offerta con spettacoli ed eventi artistici, folcloristici e sportivi di iniziativa pubblica e privata. Il calendario, che ha finalità esclusivamente promozionali, comprende manifestazioni individuate in base al richiamo turistico ed è frutto dell'avviso rivolto ad enti pubblici, di culto, teatrali e lirici regionali, fondazioni e ancora ONG, Onlus, associazioni e cooperative senza fini di lucro, di riconosciuta esperienza e capacità tecnico-finanziaria, organizzatori di iniziative sul territorio regionale, di comprovato valore e capacità di intrattenimento turistico. Il decreto, che contiene il calendario, è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana. E ancora economia legata al turismo. Ci sono infatti novità per quanto riguarda le concessioni balneari su aree demaniali in Sicilia. Il termine di scadenza delle autorizzazioni breve è stato prorogato fino a un massimo di 30 giorni. Questa estensione è stata stabilita in una circolare firmata oggi dall'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, che dichiara: il provvedimento serve per garantire il diritto dei concessionari a svolgere le loro attività per tutti i 90 giorni previsti dalla legge. In molti casi, infatti, l'iter burocratico ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio dei permessi, causando un ritardo nell'avvio delle attività non ascrivibile agli imprenditori. In questo modo tuteliamo un interesse legittimo, evitiamo di appesantire gli uffici con l'esame delle proroghe e non penalizziamo nessun imprenditore. L'autorizzazione breve, nelle more del recepimento della direttiva Bolkestein, può essere concessa per periodi limitati e porzioni di aree demaniali di non oltre 1000 metri quadrati per l'avvio di attività commerciali, sportive o ricreative, anche attraverso la realizzazione di strutture smontabili. Cambiamo argomento e parliamo di salute. Diverse sostanze chimiche largamente diffuse nell'ambiente, cosiddette interferenti endocrini, sono in grado di incidere negativamente sullo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo dell'organismo umano, interferendo su alcune funzioni fisiologiche, come ad esempio la crescita staturale. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di ADN Cronos. Queste sostanze possono svolgere un ruolo attivo sullo sviluppo e sulla crescita di statura di un bambino. Elemento questo di studi molto recenti che si sta rapidamente espandendo. Ma cosa sono questi interferenti endocrini? Lo abbiamo chiesto proprio il professor Bernasconi. Sono delle sostanze chimiche di produzione industriale praticamente ubiquitarie, poi sono presenti nella plastica, sono presenti nei materiali di costruzione, sono presenti nei cosmetici, sono presenti praticamente in tutto ciò con cui noi siamo a contatto nella vita quotidiana. Li stiamo studiando da anni, sappiamo che sicuramente possono determinare problematiche di vario tipo, in modo particolare nel bambino e durante i primi 1000 giorni di vita. Questo è il momento più delicato, quindi il discorso non è soltanto rivolto al bambino piccolo, ma è rivolto alla mamma durante la gravidanza. Sono sostanze che si sa possono incidere sulla fertilità, possono incidere su malattie anche a lunga distanza, quali le malattie cardiovascolari a lunga distanza, dico, dalla nascita, possono incidere sullo sviluppo neuropsicologico del bambino. E se fino ad oggi non si avevano dati sicuri sulla crescita, in tal senso qualcosa sta cambiando. Cominciamo ad avere degli elementi scientifici che ci dicono che interferiscono su uno di quelli che sistemi fondamentali che regolano la crescita naturale, il cosiddetto sistema ormone della crescita, IGF-1. E abbiamo ormai dei dati sia di laboratorio sia in vivo sull'animale dell'esperimento che ci dicono che in effetti molti di questi interferenti possono bloccare questo tipo di sistema. Quindi lo stiamo valutando anche dal punto di vista
clinico, in modo particolare in quello che sappiamo essere il momento più delicato, più importante, che è quello dei primi 1000 giorni di vita. Ed è giunto il momento del consueto appuntamento quotidiano con il Santo del Giorno. Sant'Agostino. Nacque a Tagaste, nella Numidia, il 13 novembre del 354 da Patrizio e Monica, lui pagano e lei cristiana. Dopo una gioventù molto vivace, il suo spirito fu colpito dalla lettura dell'Ortensio di Cicerone. Divenne seguace del manichesimo, insegnò a Cartagine, a Roma e poi a Milano, dove visse con la madre, Santa Monica. Si convertì e ricevette il battesimo da Ambrogio a Milano. Poi tornò a Tagaste nel 388 per dedicarsi alla vita monastica. Divenne sacerdote e poi vescovo di Ipona, scrisse numerose opere, tra le più famose Le Confessioni e la Città di Dio. Protettore dei teologi, degli editori e dei tipografi, è invocato contro gli animali nocivi e contro la tosse. E adesso spazio alle previsioni meteo per la giornata di giovedì 29 agosto. Si attenua l'instabilità sulla Sicilia, anche se permarranno locali condizioni di variabilità, ma scendiamo nel dettaglio delle previsioni per la giornata di giovedì 29 agosto. Avremo al mattino condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle aree interne con possibili rovesci per lo più sui Nebrodi, Iblei e su entroterra fra Palermitano e Agrigentino. Migliora in serata. Le temperature saranno in lieve aumento. I venti soffieranno a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi o localmente mossi. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano. Sigle a cura di AP Web Radio e Social TV. Pagina sportiva, Serie B, Palermo. Pagina sportiva, parliamo di calcio e Serie B. Il Palermo di Dionisi conquista i primi 3 punti della stagione nella difficile trasferta di Cremona. Vittoria arrivata grazie a un gol di Roberto Insigne al 76esimo, dopo una partita molto sofferta contro una squadra, la Cremonese, che pochi mesi fa ha sfiorato la promozione in Serie A. Ascoltiamo le parole al termine dell'incontro dell'allenatore Alessio Dionisi e appunto dell'autore del gol, Roberto Insigne. È stata una partita difficile, ma lo sapevamo, a prescindere dal nostro percorso iniziale, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, e strappare un risultato positivo servivano tutte le energie in campo, crederci in ogni pallone, così è stato, e poi dopo vieni premiato, oltre i meriti, tra virgolette, sul campo, perché loro hanno creato, ci hanno messo in difficoltà. Sinceramente il secondo tempo la sensazione che potevamo metterli in difficoltà anche noi l'ho avuta, perché i ragazzi hanno lavorato bene, ci hanno creduto, non hanno mollato. Nel primo tempo ci hanno costretto ad abbassarci, e così è stato anche un po' nel secondo tempo, però abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo. L'organizzazione della Cremonese è oggettiva e siamo doppiamente contenti perché abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso, un po' per demerito, un po' per episodi, proprio anche forse ce lo meritavamo nelle partite precedenti. Ora torniamo a Palermo, giocheremo in casa e mettiamo alle spalle questa partita e pensiamo alla prossima, sapendo che il percorso è difficile e oggi la partita e la Cremonese ce l'hanno ricordata. I nostri tifosi sono encomiabili. Devono sostenerci, devono crederci anche loro ci credono, ovvio che da noi pretendono, però sono convinto che se riusciremo a imboccare la stessa strada ci ritroveremo anche nelle difficoltà, perché oggi un po' di difficoltà le abbiamo vissute e le abbiamo superate. Grazie a tutti, grazie ai giocatori in campo, ai giocatori fuori, al nostro pubblico che si sentiva in trasferta e sarò felice di abbracciarlo in casa, saremo felici di abbracciarlo in casa e
e giocare davanti ai nostri tifosi in maggioranza. Una vittoria importantissima, è arrivato su un campo difficilissimo con una grandissima squadra. Siamo stati bravi a non mollare e a portare a casa il risultato. Sono contento più per la vittoria, per il collettivo, che per me stesso. È una bellissima sensazione, una bellissima emozione, perché comunque, come ogni partita, ci seguono in tanti e stanno sempre al nostro fianco, quindi per noi giocatori è un orgoglio avere dei tifosi così. Ci spostiamo a Castellammare del Golfo, l'imbarcazione Margana si aggiudica la terza edizione della veleggiata delle Tonnare, organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Castellammare del Golfo. Ascoltiamo l'intervista all'armatore Francesco D'Arpa. Stiamo dando il via alla partenza di questa terza veleggiata delle Tonnare. Gli equipaggi si stanno preparando in funzione delle condizioni meteo, che oggi sono abbastanza in evoluzione. C'è un sistema nuvoloso che si sta formando, quindi decideremo fino all'ultimo momento il percorso più sicuro per gli equipaggi. Barca da crociera che per questa occasione si è prestata a fare questa veleggiata. È una barca che è prestazionale, riesce a rendere molto bene soprattutto con poco vento, nonostante sia discretamente pesante. Figurarsi che abbiamo a bordo anche un pesante condizionatore d'aria. Veniamo da Palermo, è la seconda volta che partecipiamo a questa veleggiata. L'anno scorso siamo arrivati secondi e anche questa volta ci siamo comportati bene, perché siamo arrivati primi, anche se questa veleggiata, che ha uno spirito sportivo elettivamente dedicato alla partecipazione e non all'agonismo, in questi casi l'importante è partecipare sicuramente, e questo è stato testimoniato anche dal fatto che i premi non sono assegnati in ordine di arrivo, ma sono uguali per tutti, sono sorteggiati dal comitato organizzatore, e questo fa sì che ci sia una tendenza a una partecipazione che speriamo sia sempre più massiccia.
comitato organizzatore durante il briefing ha specificato che alla prima veleggiata di 2 anni fa hanno partecipato circa 20 barche, l'anno scorso 30 e quest'anno iscritti erano 37, quindi c'è un trend sicuramente in salita che fa ben sperare per i prossimi anni. Una veleggiata del genere ha il grosso pregio di non mettere confini alle partecipazioni. Una qualunque barca a vela che sia compresa tra il logico 4 metri e mezzo, 5 metri, senza limiti per quanto riguarda le dimensioni maggiori, le dimensioni più importanti. Questo fa sì che si possa avvicinare al mondo del concetto della regata anche degli equipaggi e delle barche che fondamentalmente sono votate alla ricreazione e al piacere dello stare in barca e del veleggiare. Eravamo in 3 questa volta e questo probabilmente ha creato qualche problema al momento dei cambi, perché in una barca del genere l'equipaggio ideale è sui 4-5. Era previsto mare, anche addirittura temporale con fulmini. Ovviamente col senno di poi possiamo dire a torto, perché in realtà il vento è stato quello giusto, all'inizio è stato un po' scarsetto, però poi ha dato soddisfazione raggiungendo anche gli 8 nodi e consentendoci di veleggiare in sicurezza e senza particolari problemi per tutto il percorso. Siamo tutte e 3 over 60, 2 professionisti e un impiegato regionale. Per chiudere vogliamo dire un applauso, tanto per cominciare, al comitato organizzatore. È giusto che ci sia una partecipazione che si allarghi oltre un'ottima pubblicità, cosa che noi faremo sicuramente una volta che torneremo a Palermo. Con questa notizia era tutto, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del Video Sicilia News. Grazie per averci seguito e arrivederci.